Grazie della linea, buongiorno a tutti. Siamo in collegamento con Mauro Codeluppi, direttore dell'unità operativa del reparto di malattie infettive dell'ASL di Piacenza. Affrontiamo con il dottor Codeluppi questo tema che sta coinvolgendo praticamente tutto il mondo, ovvero il coronavirus. Il tasso di letalità e di morbosità che si può attribuire a questo virus è sostanzialmente, se non inferiore a quanto si possa portare a paragone con le note sindromi, cioè SARS precedenti o MERS, e si calcola che la mortalità globale di tutti gli infetti che hanno segnalato dalla Cina è inferiore al 3%. Allora, perché fa così paura? Fa così paura perché in genere si dà molto credito al fatto che nuove linee virali possano, se importate in una popolazione mondiale che non ha conosciuto dal punto di vista immunologico questi nuovi tipi, possa provocare, soprattutto in persone con delle comorbidità, quindi con delle malattie già presenti al basale, dei problemi clinici anche seri. Se dovesse crescere dal punto di vista numerico, potrebbe dare dei potenziali danni all'epidemiologia generale. Ad oggi comunque non esiste ancora una cura per il coronavirus. Certamente non esiste una cura per tutti i coronavirus. Va detto comunque che il decorso della malattia polmonare è più grave, così come avviene anche per l'influenza, in presenza di comorbidità o in stati di immunodeficienza o causata da malattie o congenite, insomma. Ma sono situazioni che coinvolgono l'andamento di tutti i virus che siamo a volte chiamati a dover diagnosticare, insomma. Non è il caso di allarmarsi in questo momento, è il caso di continuare a lavorare e a tal fine si stanno allestendo dei centri di crisi. Grazie dunque al dottor Mauro Codeluppi e linea a voi.